Dopo oltre 10 anni si sblocca la situazione dell'ecomostro qui in Piazza Colbe perché la ditta di costruzioni Ascolana Fiorilli ha acquisito proprio l'immobile. L'operazione andrà al vaglio del prossimo Consiglio Comunale del 12 febbraio, ma noi nel frattempo abbiamo ascoltato quello che è l'umore del comitato di quartiere rappresentato dal suo presidente Pietro Colucci. Sì, sembra che si sia, hai detto bene, che si sia sbloccata la situazione. Stamattina è uscita la notizia sui giornali ed è stata accolta positivamente dai cittadini. Dopo 10 anni di lunghe battaglie, forse abbiamo raggiunto la conclusione di questa brutta storia. Infatti, questa situazione si trova nel quartiere più numeroso della città, più grande. Anche a livello di traffico e di abitabilità e niente, speriamo che abbiano calcolato anche nella progettazione diciamo, il defluire delle macchine, degli automezzi che come vediamo in questa zona è molto numeroso. E poi niente. Sembra anche quindi che sia tornata anche in auge la possibilità, che si era paventata anche prima, che qui si possa trasferire la sede della Polizia Municipale, cosa che per il quartiere è positiva. Sicuramente, già all'inizio era stata formalizzata questa cosa, speriamo che vada in porto, anche per i vigili saranno il fiore all'occhiello del quartiere e in oltre modo daranno anche un senso di sicurezza ai cittadini che ci abitano. Quindi adesso bisogna solo aspettare che si riparta con i lavori e fare il prima possibile. Speriamo, finché non vediamo, intanto ci sogniamo ancora.